Italia è normale che nelle grandi opere ci siano i partiti e la mafia. Imposimato, nel suo libro Corruzione ad alta velocità, relativa alla tratta dell'alta velocità Roma-Napoli, dice: il 90% dei quattrini messi in quell'opera è andato ai partiti e alla camorra. Il 10% è andato a chi faceva il lavoro. Non a caso stanno succedendo le cose che stanno succedendo adesso. Cioè, se non mi paghi non posso metterti materiale buono, non posso fare bene i lavori, e i lavori sono quelli che sono. Allora, sul Musinè c'era scritto no TAV, no mafia. Ci hanno rubato il no al TAV, noi l'abbiamo modificata e abbiamo scritto TAV uguale mafia. Noi non volevamo scendere proprio subito così di brutto, no? Però voglio dire, mi avete rubato il no al TAV, prendo il no della mafia e lo faccio diventare un uguale, e così oggi c'è scritto TAV uguale mafia. Forse è più giusto così, però. Allora, le cose qui in valle, d'altra parte, se si vanno a leggere le relazioni della DDA, se si vanno a leggere le relazioni dell'antimafia, si scopre che la mafia è in pieno nelle grandi opere in Italia.